Ciao a tutti, bentornati sul canale di Polvere di Viole. Io sono Alessia e oggi parleremo di profumi maschili. Il video di oggi sarà dedicato appunto a 6 fragranze maschili che mi piacciono moltissimo. Al sesto posto ho deciso di inserire Terre d'Hermès Eau de Parfum, di cui posseggo un sample, ma che comunque conosco benissimo. Ho deciso di metterlo solo al sesto posto non perché non mi piaccia, in realtà sono tutte fragranze queste che mi piacciono molto, ma perché è un profumo molto imitato, è un profumo che si sente molto in giro e quindi ecco, solo per questa motivazione lo metto al sesto posto. Questo è un profumo davvero fantastico, davvero molto buono. È un profumo che mi piace tanto perché riscontro in questa fragranza quel tipo di fragranza virile, quel tipo di sentore virile che apprezzo tanto nei profumi maschili. Un sentore, se vogliamo, un po' retro, ricorda un po' un barbershop, ma che a me personalmente piacciono tantissimo. Contiene delle note di arancia, delle note legnose, contiene anche una nota di selce che conferisce quel sentore terroso alla fragranza. Contiene note di benzoino e di muschio di quercia, quindi questo è un profumo cypre, è un profumo legnoso cypre, sicuramente da uomo, non è un profumo unisex, appunto perché trasmette un certo tipo di virilità. È un profumo che mi piace tanto appunto perché ha quell'accordo terroso e allo stesso tempo di muschio di quercia, che insieme al benzoino conferiscono proprio un sentore un po' old style, un po' vintage, che io apprezzo tantissimo nei profumi maschili, forse più che in quelli femminili. Ha un ottimo sillage, è sicuramente un profumo da scia, è un profumo che ha una durata davvero davvero notevole e sicuramente ecco, con questo accordo cypre si distingue rispetto a tutti gli altri profumi un po' più piagioni, un po' più se vogliamo sfacciati, nonostante sia comunque un profumo tenace e sicuramente molto forte, molto strong. Passiamo adesso alla seconda fragranza di cui voglio parlare, che quindi si aggiudica il quinto posto. Sto parlando di Gentleman di Givenchy. Allora, Gentleman è un profumo che conosco molto bene, è un profumo che mi piace tantissimo. L'unica pecca di Gentleman, secondo me, è che avverto, soprattutto in apertura, un sentore sintetico non gradevolissimo, ed è per questo che l'ho messo al quinto posto, però è un profumo che mi piace tantissimo, mi piacciono proprio le sue note. Si tratta del Gentleman Eau de Toilette ed è un profumo proprio legnoso, aromatico. Contiene delle note di pera, di cardamomo, di lavanda, di iris, cuoio, patchouli e vaniglia. Allora, questo è un profumo che, secondo me, dà il meglio di sé nel dry down. L'apertura la sento un po' arrogante, la sento un po', come dire, appunto un po' chimica, e questo non mi piace tanto, ma poco dopo il profumo si trasforma, si ingentilisce, si ammorbidisce, si sentono le note di lavanda, di iris e anche di vaniglia che appunto conferiscono anche un tocco morbido e polveroso alla fragranza, che poi sulla pelle si addolcisce, si scalda e fa emergere anche una dolcezza appunto legnosa molto molto gradevole. E questo è un profumo che mi piace perché è molto molto persistente, un profumo da scia, dura praticamente un'intera giornata sulla pelle. Appunto, ecco, ha un ottimo sillage e mi piace perché secondo me è una fragranza molto sicuramente elegante e che ci trasmette la sensazione di una mascolinità, comunque di una virilità molto 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 gentile. I profumi di cui parlo oggi sono tutti caratterizzati o comunque sono tutti accomunati da una particolarità. Sono secondo me delle fragranze appunto da gentiluomo, cioè sono fragranze comunque gentili, mai arroganti, mai eccessive, sempre comunque molto discrete, eleganti e appunto delicate. Quindi questo è tutto su Gentleman di Givenchy o de Toilette. Al quarto posto di questa classifica voglio inserire un profumo che mi piace moltissimo e sto parlando di Guerlain L'Homme Idéal Cool, di cui anche in questo caso posseggo un sample. Devo dire che io amo tutta la serie Homme Idéal, soprattutto il primo profumo, ma L'Homme Idéal Cool mi piace per delle caratteristiche ben precise. Questo è un profumo aromatico, fougère,
ed è un profumo secondo me molto originale e particolare. Contiene delle note di menta, di bergamotto, di anice, mandorla, note acquatiche, ambroxan e vetiver. La particolarità di questo profumo è sicuramente l'apertura. Ha un'apertura fresca, ha un'apertura secondo me molto buona. La particolarità è proprio questa apertura mentolata, è un'apertura mentolata molto originale perché si amalgama bene anche con l'anice ed è, secondo me, ha delle qualità rinfrescanti, quindi forse, anche se non mi piace stagionalizzare i profumi, sicuramente questo profumo è più indicato per l'estate o la primavera, ma soprattutto per l'estate, per questa nota proprio mentolata che è molto rinfrescante e soprattutto energizzante. È sicuramente un profumo ben fatto, davvero un capolavoro di Thierry Vassel. Ha una buona proiezione, quindi un profumo anche questo da scia, e come durata è molto buona, almeno da quello che mi è stato riferito da chi lo indossa quotidianamente. Veramente molto buono, molto originale ed equilibrato. Adesso passiamo alle fragranze che amo di più in assoluto, delle fragranze maschili che amo di più in assoluto. Il primo di cui voglio parlare è Dior Homme Intense, del 2011, quindi uno dei parfum, di cui anche in questo caso ho appunto ho solo un sample. È una fragranza buonissima questa, veramente eccezionale, estremamente talcata, avvolgente, morbida, fantastica, davvero fantastica. È un profumo comunque legnoso, è un profumo che contiene delle note di iris, di lavanda, ambra, cedro, vetiver, pera, forse contiene anche la vaniglia, anche se non l'ho trovata indicata su Fragrantica. Comunque è una fragranza che mi piace tantissimo, molto elegante, talcata, davvero gentiluomo. La cosa straordinaria di questo profumo è non solo la bontà della fragranza, la boccetta è bellissima, che ovviamente vi mostrerò qui sul video, e vi posso garantire che ha una persistenza di tutto rispetto e una scia, veramente fa una scia davvero incredibile. E anche questo secondo me è un profumo prettamente invernale perché è molto avvolgente, molto caldo, proprio è un profumo vellutato questo, buonissimo, io lo consiglio a tutti. Passiamo a un'altra fragranza di cui vi ho già parlato in uno dei miei primissimi video qui sul canale, ma che non posso non citare perché è proprio uno dei miei profumi maschili preferiti, e vi parlo adesso di Histoire de Parfum 1725. Histoire de Parfum è una maison di profumi di nicchia che vedo bene sia su un uomo che su una donna per le caratteristiche che questo profumo ha. È incantevole. Questo è un profumo davvero, davvero buono. Il Histoire de Parfum 1725 è un profumo che si ispira a un personaggio e che è Giacomo Casanova. E in realtà questa è una fragranza molto sofisticata, molto elegante, estremamente gentile anche qui, estremamente vellutata e è appunto sofisticata. Ha un aromatico fougère, contiene delle note di liquirizia, pompelmo, contiene note di lavanda, anice stellato, vaniglia, mandorla e cedro. Quindi tutte queste note, la vaniglia, la mandorla, il cedro, danno un carattere estremamente morbido, estremamente soffice e anche talcato, lievemente talcato a questo profumo. Il sentore talcato è un sentore che io amo nei profumi femminili e però devo dire apprezzo ancora di più nei profumi maschili, quindi associata a quelle note che sono tipiche dei profumi maschili. La lavanda si sente, è una fragranza dove la lavanda si sente ma è molto smussata, cioè le asperità che questa nota potrebbe avere sono molto molto smussate, è una fragranza morbida, carezzevole, un po' come il Dior Homme, si somigliano nel senso che le trovo entrambe molto avvolgenti, morbide, una carezza davvero vellutata, buonissima. È davvero meraviglioso, io ve lo consiglio. L'ultima fragranza di cui voglio parlare è una fragranza quindi che si trova al primo posto della mia classifica di gradimento e si tratta di Endymion Concentré della Maison Penaligons. Endymion Concentré, di cui io ho un sample, ne ho diversi, l'ho potuta testare, mi piace tantissimo. È una fragranza che io scelgo di mettere al primo posto perché ha tutta una serie di caratteristiche che me la fanno amare. È un profumo che sa proprio di uomo ideale, molto elegante,
gentiluomo e galante, ma anche una fragranza che mi piace anche dal punto di vista proprio estetico, del concetto che sta alla base della fragranza e dell'ispirazione della fragranza. Endymion Concentré è infatti un profumo che nasce ispirata dal mito classico, anzi dal mito greco di Endimione. Endimione, che appunto secondo l'antichità, secondo la mitologia greca, è una figura che viene raccontata, ci viene narrata ora come un pastore, ora come uno dei più bei figli di Zeus, anzi il più bel figlio di Zeus, di cui comunque si innamora perdutamente Selene, che è la dea della luna, che si innamora appunto di lui. Un mito molto interessante che vi invito magari a leggere se vi incuriosisce. E tra l'altro il mito va ad ispirare anche la grafica, diciamo, quello che è il design della boccetta, soprattutto il colore. Infatti di solito la Maison Penaligons crea le sue boccette in vetro, sceglie di inserire dei dettagli che donano colore, quindi magari ecco nel papillon tipico dei profumi o nell'etichetta, ma raramente colora tutte le boccette, tutto il vetro. In questo caso invece in Endymion Concentré la boccetta è blu, è scura, quindi ricorda proprio il cielo, ricorda il cielo notturno, che riprende proprio il mito, che è diciamo un elemento chiave nella storia appunto del mito di Endimione. Contiene delle note di lavanda, contiene anche delle note di salvia, di pelle, di cuoio, noce muscata, incenso e, se non mi sbaglio, anche caffè. È una fragranza estremamente equilibrata, elegante, come la maggior parte dei profumi Penaligons, ha quel sentore classico, dove classico non vuol dire vecchio, vuol dire elegante, vuol dire intramontabile, appunto da barbershop, no? Quindi ricorda insomma quel sentore di colonia da uomo, molto bella, veramente squisita. Questo è un profumo unisex, infatti le note di lavanda, di cuoio, di pelle, che laddove fossero particolarmente accentuate potrebbero infastidire qualcuno, potrebbero anche infastidire me, in questo caso sono tutte amalgamate in maniera davvero esemplare in una fragranza molto armoniosa. La particolarità di Endymion è che è un profumo adatto secondo me anche alle donne, perché sulla pelle si riscalda molto e si addolcisce, rendendolo un profumo davvero buonissimo, quindi Endymion è il mio preferito. E nel Dry Down si riesce anche a percepire proprio quella nota di incenso, sì, appunto quella nota un po' polverosa, quasi talcata, che nelle note iniziali proprio non si riesce a percepire, quindi è un profumo davvero splendido. Grazie di avermi ascoltata e ci vediamo al prossimo video, ciao!